Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Eccoci amici di Radio Bruno all'interno dell'area Stile dal Royal Hotel Sanremo con Paola Turci. Ciao a tutti. Ciao. Canzone bellissima, ma sei bella tu con quel sorriso quando la canti. Beh, guarda, è stata come una specie di amuleto questa canzone, no? Che si intitola Fatti bella per te, io lo dico a me stessa e perciò mi dà gioia, insomma. A parte che sono felice di essere qua, l'ho voluto, volevo esserci, mi sono presentata a Carlo Conti, proprio non lo conoscevo, l'ho cercato e mi sono fatta invitare da lui in ufficio e gli ho fatto sentire la canzone. La canzone è molto bella, è proprio una grinta diversa, una Paola completamente differente da quello che abbiamo sentito, però è un percorso molto bello che è anche dovuto al libro che comunque c'è stato, no? Un proseguimento tra libro e musica. Sì, in effetti tutto è partito da quella necessità di scrivere quella storia, di scrivere quel libro, perché quel libro mi ha aiutata a confessare un mio limite, che non volevo confessare a nessuno. Ovviamente i propri limiti non si confessano, no? Le proprie debolezze si tengono nascoste. Io le stavo tenendo ben nascoste, me ne sono resa conto, facevo finta invece di non averne queste debolezze e poi invece ho capito che era proprio facendole, pubblicandole, che sarebbe successo una specie di miracolo. Per me lo è stato, perché mi sono veramente liberata da questa paura di essere accettata, da questa paura della mia diversità, tra virgolette. Insomma, sto parlando ormai di una cosa minima che è appunto la mia cicatrice in faccia, che però comunque a me, insomma, per me è stata un peso, un peso notevole. Anche perché poi comunque tutte le mattine io ci devo fare i conti con questa cicatrice, però è stato liberatorio. Da lì sono partite una serie di cose davvero stupefacenti per me, come il monologo, questo libro è diventato un monologo che ho messo in scena io, quindi sono tornata ad essere attrice dopo 24 anni di sogno, perché io sognavo di essere attrice e poi l'incidente ha interrotto questo sogno, perché spaccandomi la faccia non potevo andare più da nessuna parte, e quindi ho messo in scena questo spettacolo a Milano e poi il nuovo disco con questo Fatti bella per te, che è proprio e questa partecipazione a Sanremo, che per me è molto importante, per me ha un grande valore. E se non erro l'album uscirà proprio tra un mese, insomma. Sì, il 31 marzo. Sì. Sì, un po' di più di un mese. Puoi raccontarci qualcosa, anticipare qualcosa? L'album si intitola Il secondo cuore ed è preso, questo titolo è preso dal titolo di una canzone il cui testo è stato scritto da Enzo Avitabile, che è per me un ospite davvero strepitoso, d'eccezione, perché ecco, un po' come esaudire un sogno, no? Ho ascoltato il disco di Enzo appena uscito, che si titola Lotto Infinito, e l'ho trovato un capolavoro, che è poi la colonna sonora del film Indivisibili, un film molto molto toccante. E quindi niente, ho scritto un tweet sul mio Twitter, scrivendo appunto quello che pensavo di questo disco. Lui l'ha letto, noi non ci sentivamo da 20 anni, anche di più, l'ha letto e mi ha cercata e abbiamo cominciato a scriverci, a raccontarci un po', io un po' a cazziarlo, perché non mi aveva invitato nel suo disco, no? Ha invitato, cioè, gente di, insomma, artisti di grande livello come De Gregori, Giorgia, Pippo Del Bono, Renato Zero, cioè, Mannarino, ce ne sono tanti nel suo disco. E poi a un certo punto è nata questo desiderio di fare una cosa insieme. Allora gli ho proposto di scrivere un testo con la promessa che l'avrei musicato, e lui ha scritto Nel mio secondo cuore, ed è un testo di una poetica che ti lascia proprio, ti stende.
Perciò ecco, è nato questa la voglia di intitolarlo Il Secondo Cuore, come quel posto, quel luogo meraviglioso di cui tutto avremmo bisogno, che è appunto la creatività, la spiritualità anche, ma la musica, l'arte, la bellezza, l'inconscio, l'amore. Quanto hai ragione. Torniamo a Sanremo, serata delle cover, mi hai scelto Anna Ox. Ti ho scelto Anna Ox? Beh, sai che quando è stata la prima canzone che ho pensato, a cui ho pensato, e poi il secondo pensiero è stato, ma figurati, l'avranno già fatta, perché è talmente bella quella canzone, talmente forte, potente. A me sconvolse quando uscì, ero piccolina, avevo 12 anni, adesso non mi ricordo neanche, 13 anni, e quando uscì lei, quando sentì questo pezzo, fu veramente un colpo. Io per mesi e mesi non mi misi la gonna, mi ricordo, cioè mi aveva proprio colpito quel modo androgino di essere e quella canzone così potente, così determinata. Io poi fin da piccola amavo questa la femminilità forte, fiera, e lei ecco me l'ha proprio rappresentata. Quindi quando ho detto mi piacerebbe un'emozione da poco, ma sicuramente l'avranno già fatta, perciò non la potrò fare, sono andata a cercare, perché sono 2 anni che sì, no, si fanno le cover. Carlo. Da quando c'è Carlo. Io la trovo una cosa molto bella, e nessuno l'aveva ancora fatta, ho detto oh, mamma mia. Poi ritornata con il film, lo chiamavano Gig Robot, con l'interpretazione di Luca Marinelli, che è strepitosa. E allora ho detto la faccio assolutamente. La mia versione avete sentito un po' più. Non l'abbiamo ancora sentita. Ah, non l'avete sentita? No. Ancora, giusto, non l'avete sentita. Però. Non l'avete sentita. Spiegaci un po'. È strong, è forte, è un po' più tosta dell'originale, ecco. Non so, forse non piace, certo. Quando ci sono i capolavori e si vengono un po' ritoccati è sempre un grande rischio, questo va detto. E io rischio insomma di deludere qualcuno che è super fan di questa canzone, di Anna Ox, eccetera. Però io me la sento così, la sento determinata, la sento grintosissima dall'inizio alla fine, con un momento di sospensione, ma poi dopo si lascia andare a... Per me mi fa trattenere il respiro dall'inizio alla fine questa canzone, davvero. Prima di salutarci, questa gara, la senti, non la senti? Sì, si sente la gara, Ma sai quando è che si sente la gara? Quando ci sono degli artisti di valore, quando ci sono delle personalità, quando ci sono delle canzoni che ti interessano, anche dei testi interessanti, allora senti la gara. E io la sento la gara. Cioè la sento perché ho letto alcuni testi che mi sono piaciuti molto, uno in particolare, ma non farò il nome perché non è giusto, però la sento. Faccio il tifo. Anch'io, non ti dirò per chi, però sono convinta che sarà un bel Sanremo. Vogliamo salutare gli amici di Radio Bruno? Con grande piacere. Allora, amici di Radio Bruno, un grande abbraccio, un saluto, poi ci rivediamo anche in diretta, dal vivo, ci rivediamo in sede, ci rivediamo, tanto ci rivediamo. Da Paola Turci, ciao. Lo sai che comunque noi ti attendiamo anche in estate, ovunque. Grazie mille a Paola Turci. Ciao, ciao ragazzi. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Grissin Bon, Silvestri e Taddei Abbigliamento Maschile, Biper Banca, Campani Group, Mondo Convenienza, Modena Giochi e Rosanna Alpi, la moda che si distingue.